Questo nuovo video, io sono Sofia e io sono Sara e questo è il nostro nuovo video su questo canale. Prima di iniziare a spiegarvi tutto quanto, vi ricordiamo di lasciare un bellissimo like, di iscrivervi al canale e di far scoppiare la campanellina. Ora possiamo iniziare. Allora, quest'oggi faremo una sfida strepitosa, una challenge molto e spiega cosa consiste, Sara. Allora, la sfida consiste che dovremo stare 24 ore nel letto di mia sorella. E se tocchiamo per terra, perdiamo la sfida. Già, quindi se scendiamo dal letto abbiamo perso la sfida. E abbiamo un minuto per prendere 5 oggetti. 5 oggetti dentro queste sacche. E abbiamo un minuto per prendere appunto 5 oggetti. Questa sfida si chiama 24 ore challenge e direi di iniziare subito a prendere gli oggetti. Perfetto, adesso userò il mio telefono per mettere il timer. Timer impostato, iniziamo. Sara, fai vedere pure qual è la tua sacca. Allora, questa è la mia sacca che c'è scritto Sara. Invece questa è la sacca di Sofia che c'è scritto Sofia C. Perfetto, io inizio a scacciare il timer. 59 secondi. Allora, via! Io inizio a prendere una spazzola. Ma perché lei prende soltanto trucchi e spazzoli, se non l'avete capito? Cavolo, il mio telefono. Guarda che devono essere 5 le cose. Lo so. E ancora pochi secondi. Già. Si vede male. Mamma, hai proprio 10 secondi. Sara? Va bene così. Ma devi avere 5. Sono 5. Non importa. Timer suonato. Tocca a me. Perfetto, non so se darò la telecamera a mia sorella, perché lei non è che sia molto esperta a filmare. Perfetto, iniziamo. Mettiamo il timer. Seguitemi. Ok, telefono. Timer. Sbrigiamoci. Ok, un minuto. Prendo la mia sacca. Via! Corriamo! Ovviamente devo prendere le cose in camera mia. Quindi io direi di prendere le mie amate caramelle, le tengo sempre con me. E poi, cosa potrò? Il mio telefono, ovviamente, che però lo prendo dopo. Il mio caricabatterie! Scusate, caricabatterie, tanto sono 3 cose, altre due, quanto manca? Oh no, cosa potrei mai prendere? Non so, prendo un foglio, potrebbe bene, no? Mettiamo il foglio dentro e infine prendiamo i miei colori. In realtà quelli sono di Stella. Non importa. Non ci stanno dentro. No! Vabbè, 4 cose. Perfetto, qui abbiamo le nostre sacche. E direi di iniziare questa 24 ore challenge nel mio letto. Iniziamo. Togliamoci le ciabatte. Io non ce l'avevo neanche. Ah, bene. Ok. Ora non possiamo più scendere. Oh mio Dio, questa sfida sarà molto molto complicata, perché sono ormai abituata e non sto mai nel mio letto, tranne di sera. Già. Quindi, insomma, il mio letto non lo uso proprio mai. Vabbè, potrei vedere il poster di Lion. Il punto è che ho portato un foglio senza pennarelli. Se potessi, col mio amato piede lungo, riuscissi ad arrivare alla scrivania. Credo proprio di no.
che noia. Io mangio. Devo trovare una posizione. Perfetto. No, tu non ti vedi. Come potremmo fare? Un'idea. Bene, io mangio. Ho molta fame. Caramelle in abbondanza. E io invece patatine, sperando che non sono cadute dentro la sacca. Ah, meno male. Allora, patatine. E tu non me le rubare. Ma certo che non te le rubo. Voglio vedere. Le rubo. Forse devo parlare più piano. Che hai detto? Nulla. E il mio succalace. Bello e buono. Cosa stai facendo? Io nulla. No! Guarda che se no le nascondo. Cosa cavolo ha preso una spazzola? Certo, prima di fare tutto il mio. Sofia! Ragazzi, ho mangiato 5 caramelle, sono piene di caramelle. E invece ho controllato bene dentro la mia sacca e ci sono un po' di patatine. Vai a vedere. Guardate, ce n'è una lì. Se vedete. Vabbè. Fa davvero ridere. Buona. Non so che fare. Visto sto nasciando. Visto che il mio telefono è carico, lo vado a mettere con il caricabatterie. Lì. Ragazzi, questa è diventata la sfida dei caricabatterie. Ognuno di noi deve mettere il loro telefono in carica, ma... No, aspetta. Guardate, c'è soltanto uno spinotto lì. Chi attaccherà il proprio caricabatterie? Ma il mio è spento, il tuo è carico. Il mio dovrebbe essere carico? Sì. Il mio... è soltanto 58%. E il mio è zero. Per la maggior ragione facciamo ormai che si carica al 100% il mio. Ah, io voglio usare il mio telefono. Se c'è soltanto una cosa da fare. Via! L'ha messo prima dentro lei. Ok. Che noia, il mio foglio si è tutto stropicciato. E voilà. Oh no, è ancora scarico. Il mio invece è accesissimo. Cioè, ho sbagliato. Ormai non mi serve più quel foglio. A fare... Entri. Allora. Errore della sim. Non hai la sim. Lo so che non hai la sim. Però fra qualche giorno papà me la comprerà. Io uso il mio gioco. Che pizza. Visto che siamo troppo strette in un letto singolo, abbiamo deciso di dividerci le parti. Lei starà dalla parte del caricabatterie, questa qui. E io invece starò da questa parte. Perfetto, dividiamoci. Però non bisogna scendere dal letto, mi raccomando, è questa la sfida. Quindi dividiamoci. Tu stavi per cadere. Infatti. Signorina patatina, non si lasciano le patatine sul letto. Che patatina? Era caduta. Questo è un letto molto importante, serve per dormire. Scendi subito dal mio letto. Lo so, perdi pure la sfida, no? Basta che scendi, non devi fare briciole. Sono stanca delle tue patatine. No, lei è il cuscino più grande. Guardate io. Questo è un cuscino minuscolo.
Con tutta questa noia mi sa che scenderò io. No, non devo arrendermi. Io devo vincere la sfida. Ce la posso fare. E forse, ragazzi, ho trovato anche un metodo per farla scendere. Ma non ditelo, eh? Allora, il mio piano sarebbe, in pratica, farle odiare il mio letto. Secondo me funzionerà. Sara? Sì? Ma lo sai che il mio letto è pieno tutto sporco di briciole e ci sono delle sale minuscole dentro? Che cosa sto dicendo, ragazzi? Sono proprio pazza! Che cosa sono le sale? Sono delle ciabatte. Intendi le tue? Sì. Ah, io non le indosso, le tue. Oh, ragazzi, non ha funzionato! Come posso fare a farla scendere? Devo assolutamente vincere questa sfida. Oh no, ho perso di nuovo. Cioè, lei pensa a giocare. Ho vinto un cappello. Un cappello? Ah, ho trovato un metodo, ragazzi. Qui ho la sua spazzola. Io potrei dire una cosa. Guardate e osservate. Sara? Sì? Che dici di usare questo cuscino per dividere il tuo spazio dal mio? Tu non potrai venire nel mio e io non potrò venire nel tuo. Che ne dici? Ma siamo già divisi. Allora? Così tu non potrai toccare la mia parte e io non potrò toccare la tua. Che ne dici? Allora cosa ne pensi? D'accordo. Va bene. Oh, osservate. Mi dispiace molto, Sara, ma ho la tua spazzola. E tu? Non vivi senza la tua spazzola, vero? Non vivi, come ho già detto. E non puoi venire nel mio spazio. Mi dispiace molto, ma non puoi toccarla. Hai ragione. L'unico metodo è perdere la sfida. Quindi, vuoi scendere? Oppure non rivedrai più la tua spazzola per 24 ore. Quindi? Non mi arrendo, io sono più forte di un asino. Ma lei è impazzita. Cosa significa? Nulla mia. Sono robe mie. Va bene. Ragazzi, forse è il momento che anche io mi rilasso un pochino con il mio telefono. Quindi metto il cuscino e uso il telefono rilassandomi. Questo lo metto qui dentro. Perfetto, tutto in ordine. E usiamo il telefono in pace. Ragazzi, voglio fare uno scherzo a Sofia. Ragazzi, voglio fare uno scherzo a Sofia. Adesso gli lancerò le patatine addosso. Adesso prendo delle patatine. Le patatine? Ti sembra il modo di cacciarmi da questo letto? Basta, ne ho abbastanza. Io voglio uscire da qui. Basta, mi arrendo. Hai vinto tu. Davvero? Sì. Il mio letto! Ragazzi, ormai è andata. Bene, ragazzi e ragazze, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e fate esplodere completamente la campanellina. Quindi, noi vi salutiamo con un ciao!